L'edilizia è fatta di particolari, è una rubrica che si occuperà dei particolari costruttivi degli edifici. Ci occuperemo di varie parti, quindi di un fabbricato e in modo particolare delle piccole cose. Arriveremo persino a trattare i giunti di malta tra i mattoni o altre parti fisicamente piccole ma importanti per la qualità finale e la durata nel tempo di una costruzione e di un oggetto architettonico. A chi si rivolgono queste pillole? Si rivolgono a progettisti e maestranze. Vogliamo andare a toccare solo quella parte grigia, che in realtà riguarda le competenze e i saperi, degli uni e degli altri, ma sono quelle che in realtà devono avere in comune. Persino, sulla condivisione del linguaggio, a volte ci sono dei problemi in un cantiere tra progettista e chi invece deve curare la posa in opera, di un particolare costruttivo. La tendenza sarà quella di cercare di realizzare una sintesi possibile tra la tradizione costruttiva e l'innovazione tecnologica, quindi fare in modo da valorizzare le cose che nella tradizione costruttiva sono e restano sempre valide anche negli edifici moderni e viceversa, cercare di integrare in modo intelligente tutti i sistemi innovativi, i materiali innovativi che il mercato propone e fare in modo che questi vengano ad armonizzarsi in modo naturale con le parti più o meno tradizionali di un edificio.